Allora, buonasera a tutti, come ha detto Aurora io sono Matteo Benvenuti e sono un ingegnere civile. Ringrazio Aurora e tutto il team, diciamo, che ha organizzato Acquafarm per avermi invitato a spiegare quello che è il mio lavoro, quello che è stato il mio lavoro ormai da 6 anni. Sì, perché praticamente io lavoro sulle vertical farm ormai da quando ho iniziato con la mia tesi di laurea, praticamente, che riguardava lo sviluppo di un master plan per una città sostenibile nel deserto, o meglio, l'evoluzione sostenibile di una città, che prevedeva la creazione di un'infrastruttura verde che poteva produrre tutto ciò di cui aveva bisogno la città per funzionare: cibo, acqua, energia e materiali da costruzione. Ovviamente l'amore per le vertical farm, o comunque la passione, non l'amore forse esagerato, nasce dall'incontro proprio durante la mia tesi di laurea con questi due libri. Ovviamente il primo lo conosciamo tutti, penso, The Vertical Farm del professor Dixon de Pommier, dove si pongono le basi appunto del movimento che poi ha portato a quello che, di cui parliamo adesso, insomma alle vertical farm, e invece un libro un po' meno conosciuto che è Atlante d'acqua, che è una vera e propria enciclopedia che l'architetto Pietro Laureano ha redatto nel corso degli anni studiando le oasi, e dove si va a fare l'elenco di tutte le tecniche tradizionali che consentono di combattere la desertificazione. Ed è qui che si incontra il modello dell'oasi, che dà il titolo poi al mio intervento. Che cos'è l'oasi? Ovviamente l'oasi non è un fatto naturale come tutti noi potremmo pensare, ma è un fatto artificiale dato dall'uomo, o meglio nato dall'integrazione di più conoscenze tradizionali messe a sistema per produrre appunto un ecosistema che è autosostenibile e che funziona con un ciclo chiuso. In particolar modo l'abitato dell'oasi produce i rifiuti organici che consentono poi di fertilizzare il palmeto, che a sua volta produce cibo ed elementi costruttivi, quindi fa sì che si possa costruire la città dell'insediamento. Il tutto è alimentato una rete idrica scavata al di sotto della superficie del deserto, che drena tutte le acque, le pochissime risorse idriche del deserto. Ora, ovviamente chiederete: ma si parla di vertical farm, che c'entra all'oasi? Ve lo spiego subito. Allora, la vertical farm, come noi sappiamo, è un edificio che è a sviluppo verticale, un edificio serre che consente praticamente accogliere al suo interno l'intera filiera agroalimentare. Per filiera agroalimentare intendo quel processo lineare, ne abbiamo parlato anche questa mattina, che prevede produzione, trasformazione, vendita e consumo. Come si possono unire il modello dell'oasi con questo principio? Molto semplicemente andando a considerare gli scarti. Si considerano tutti gli scarti di questo processo, ma ancora più importante è capire come poterli trasformare per farli diventare nuova materia prima per il processo produttivo, che è poi quello fondamentalmente più importante, ciò che dà origine a tutta la filiera agroalimentare. Nel processo produttivo abbiamo gli input: acqua, energia, elementi nutritivi e calore, e abbiamo degli output che sono il cibo e ovviamente gli scarti organici. I due sono collegati mediante le tecniche di coltivazione. Siccome parliamo di Vertical Farm, anche come gruppo Vertical Farm Italia, abbiamo elencato solo idroponica, acquaponica e fertirrigazione, di cui abbiamo parlato ampiamente anche questa mattina. Tra le tre tecniche di coltivazione, quella che abbiamo considerato è l'acquaponica, non perché ovviamente, come si diceva questa mattina, consente con un unico input di coltivare e di avere due output, i pesci e il cibo, ma anche perché si rifà quel modello di cui parlavamo prima, cioè al modello dell'oasi, perché è un ciclo chiuso e che consente già intrinsecamente di recuperare e trasformare i rifiuti organici, l'ammoniaca delle feci e dei pesci, in elementi nutritivi per le piante. Quindi, senza stare a ripetere nuovamente la cosa, alimentiamo i pesci rilasciano ammoniaca in acqua, questa ammoniaca viene processata da batteri nitrificanti e diventa nitrato, diciamo, sostanzialmente per le piante, le quali assorbono attraverso le radici questo nitrato e depurano l'acqua che può essere rimessa. Gli input del ciclo acquaponico sono l'acqua, il mangime, l'energia e il calore, e gli output ovviamente sono i pesci e gli ortaggi. Ora, questo è di per sé un ciclo chiuso, ovviamente, però non è un ciclo chiuso completo come
potenzialmente è il modello dell'oasi, è un ciclo chiuso relativamente all'acqua, perché in realtà abbiamo diversi input da dover fornire al sistema per poter funzionare. Quello che vogliamo fare, che abbiamo cercato di fare come il gruppo Vertical Farm Italia, è quello di creare un sistema che sia quasi completamente autosufficiente, quindi che si possa autosostenere. Come? Abbiamo analizzato le risorse che erano necessarie e abbiamo analizzato quali potevano essere le strategie per creare quelle risorse, ovviamente cercando di capire che non è che tutte le strategie possono essere sempre applicate, anche perché molto spesso da progettisti sappiamo che dipende da dove andiamo a realizzare un progetto, quindi dipende anche dalle risorse disponibili in luogo. Tra queste strategie tuttavia ci sono alcune che nella maggior parte dei casi si possono utilizzare, e sono il recupero delle acque meteoriche, cioè si vanno a captare tutte le acque meteoriche diciamo raccolte dalle superfici impermeabili di un territorio o comunque anche di un edificio, e si vanno a stoccare. L'allevamento di lombrichi tramite il vermicompostaggio e la produzione di piccole piante acquatiche come la lenticchia d'acqua per poter integrare l'alimentazione quella tradizionale, l'energia mediante il fotovoltaico e soprattutto con i sistemi di accumulo, visto che adesso sono diventati anche tra virgolette legali, insomma, quindi possiamo tutti accumulare energia tramite pannelli fotovoltaici, e il calore, che serve ovviamente a mantenere in temperatura l'ambiente e l'acqua soprattutto. A questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo ciclo e abbiamo creato il concept funzionale della Vertical Farm. In pratica ovviamente l'acqua di reintegro la prendiamo dal sistema di recupero delle acque meteoriche, il pannello solare ci consente di climatizzare l'ambiente anche tramite le pompe di calore e di andare a riscaldare l'acqua senza teoricamente l'utilizzo di un enorme dispendio di energia. E poi abbiamo il compost, che ci consente di andare a compostare gli scarti, i rifiuti organici della Vertical Farm, cioè quello che non si può vendere o che non si può mangiare, e ovviamente integrato con il vermicompost, con i lombrichi, quindi con la coltivazione di lombrichi, si riesce ad ottenere un compost che ha elementi nutritivi più alti, che può essere utilizzato per ripiantare le nuove piantine. I lombrichi, una parte di questi li possiamo dar come mangime, come cibo per i pesci, e inoltre la coltivazione di lenticchia d'acqua ci crea una maggiore depurazione delle acque, quindi c'è un filtraggio maggiore, e proprio grazie anche alla velocità di crescita di questa pianta può essere tolta ogni giorno una parte e si può dare come mangime per i pesci. Questo è sostanzialmente il concept funzionale che siamo andati ad immaginare. Ovviamente questo concept però bisognava portarlo sulla realtà, e quindi abbiamo cominciato a sviluppare i primi progetti. Eccolo, questo è il primo progetto di Vertical Farm che abbiamo sviluppato, una superficie di 240 metri quadrati che consentiva di produrre 337 tonnellate di insalata all'anno. Ovviamente questo era una bella immagine, era un progetto interessante, però aveva dei problemi, ovviamente, è normale, era il primo che facevamo, problemi che comunque era necessario anche poterli capire dal vivo. Ovviamente il funzionamento di questa Vertical Farm era esattamente come era immaginato, esattamente come in quel concept funzionale, però tuttavia non è stato possibile realizzarlo, anche un po' per gli elevati costi iniziali e per dei problemi legati alla climatizzazione ambientale. Non ci siamo dati per vinti e quindi abbiamo finanziato il sistema e siamo partiti da qui, una cosa molto più rudimentale ma che ci ha permesso di capire esattamente come funzionava il sistema in piccolo, quello che poi dovevamo riprodurre in grande. Quindi abbiamo cominciato i primi esperimenti e siamo andati al tavolo da disegno, abbiamo progettato questa prima Vertical Farm, l'abbiamo chiamata Alfa perché volevamo fare tutto all'alfabeto greco. E che praticamente in una superficie di circa 4 metri quadrati riesce a coltivare contemporaneamente 400 piante e allevare fino a 10 kg di pesce con la tecnica ovviamente acquaponica. Questa è una Vertical Farm autosufficiente perché come vedete in alto questo qua è un generatore eolico che poi viene integrato con un pannello fotovoltaico, perché comunque il mini eolico non è mai ancora troppo
performante. Abbiamo iniziato la costruzione, queste sono alcune delle persone che hanno realizzato questo prototipo e siamo arrivati a questo. Questa è la prima nostra vertical farm che funziona in maniera autosufficiente, diciamo quasi completamente stand alone, con generatore eolico e pannelli fotovoltaici e un sistema di accumulo in batteria molto rudimentale, ma vi posso assicurare che funziona. Con questa vertical farm ovviamente abbiamo cominciato a coltivare e a sperimentare la coltivazione per capire quali potevano essere i problemi e abbiamo avuto i primi risultati, diciamo. Qualche debacle c'è stata, però insomma abbiamo avuto anche i primi risultati e così per dare una nozione, con questa vertical farm siamo riusciti a far mangiare ovviamente le ortaggi tre famiglie di quattro persone, quindi diciamo una cosa, siamo stati anche abbastanza soddisfatti, però c'era un problema che ovviamente essendo la prima, come tutti i prototipi, come tutte le prime cose, c'erano dei problemi che ovviamente erano difficili da comprendere prima della costruzione, e quindi siamo andati di nuovo al tavolo del disegno e abbiamo progettato un'altra vertical farm più efficiente che cercasse di risolvere i problemi diciamo della prima. In 3 metri quadrati questa volta siamo riusciti a allocare 600 piante e mantenere sempre 10 kg di pesce. Ovviamente questa struttura è una struttura leggera, modulare, che poi può essere ampliata e addirittura è una specie di Lego, come lo diciamo, cioè in pratica a seconda dello spazio che abbiamo a disposizione possiamo mettere i pezzi all'interno di quello spazio, i pezzi che costituiscono questa. La coltivazione avviene mediante dei pannelli di coltivazione verticale in cui l'acqua praticamente viene inviata in alto mediante questi tubi qua, e poi per gravità percolando all'interno delle pareti di questi pannelli rientra all'interno del sistema. Vi dico già che qua dentro questi pannelli non c'è niente, è un sistema quasi aeroponico perché in realtà l'acqua non è nebulizzata ma percola diciamo lungo le pareti interne, e quindi a metà tra l'aeroponica e l'NFT che abbiamo visto prima. Ovviamente questa vertical farm ha anche un impianto di illuminazione artificiale che ci consente di modificare il periodo di illuminazione e quindi il periodo giorno-notte, e qua dentro in questo punto qua abbiamo il vermicompostore che ci consente di compostare diciamo gli scarti della lavorazione, ma anche gli scarti di ciò che mangiamo sostanzialmente, e poi ovviamente c'è il pannello fotovoltaico con l'accumulo come vediamo nell'immagine. Questa è una foto senza involucro, ma vi dico già che c'è anche il sistema di recupero delle acque meteoriche, soprattutto in inverno, perché riesce ad avere appunto questo un serbatoio qua dentro che stocca e ci consente di fare i rabbocchi. Allora, ovviamente con queste vertical farm che cosa abbiamo voluto fare? Cioè, ovviamente abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione una grande quantità di dati che ci hanno permesso di mettere a punto un metodo per progettare queste vertical farm, e l'ho chiamato una sorta di modulor delle vertical farm perché in alto c'era dalla terrazza alla città, un po' parafrasando la frase dal cucchiaio alla città, la frase che Einstein aveva detto di Le Corbusier. Sì, perché come dicevo prima, in pratica proprio grazie alla realizzazione di queste strutture abbiamo una quantità di dati, e continueremo ad avere una quantità di dati, che ci consente di andare a poter applicare il principio di vertical farm a qualunque scala lo volessimo introdurre. Quindi dalla terrazza, quindi una micro vertical farm da 100 piante in 50 cm quadrati, fino all'edificio che abbiamo visto, fino al recupero di aree industriali abbandonate. Questo è un progetto per la città di Perugia, e addirittura la creazione di una rete agroalimentare moderna all'interno di città attraverso l'integrazione di più vertical farm con gli orti urbani e le tecniche di coltivazione tradizionale.
Quindi, in conclusione, diciamo, per progettare una vertical farm abbiamo visto, no? Siamo partiti dall'oasi e poi abbiamo creato una vertical farm che prendesse spunto da quel principio. È necessario adattare un approccio olistico che faccia proprio l'idea di circolarità dei processi. Questo è fondamentale anche per, nell'ottica della sostenibilità. E per far questo, come ormai abbiamo detto anche questa mattina, si devono mettere a sistema diversi saperi, integrando conoscenze tradizionali e nuove tecnologie affinché si possa dar vita a un edificio come la vertical farm, appunto, che esattamente come le oasi del deserto sia un ecosistema artificiale e che sia in grado di autosostenersi nel tempo, anche economicamente, oserei dire. Sarà questa quindi la sfida che dovremo fare nostra come progettisti di vertical farm se vogliamo vedere affermare questo tipo di edifici nelle nostre città di un futuro ormai prossimo. Grazie mille.